si canta sempre, perché la musica comunque fa parte di noi, della nostra vita. Tra musica, emozioni e grandi progetti sono state presentate una ad una le pallavoliste dell'Assitec Volley Sant'Elia, protagoniste della prossima stagione nella massima serie. L'evento, dal titolo Il sogno diventa realtà, voluto dalla presidentessa Silvia Parente, si è tenuto presso il Cinema Teatro Manzoni di Cassino ed ha dato ufficialmente il via al nuovo cammino della squadra. Un sogno che si realizza, questo nostro arrivare in Serie A, grazie all'impegno di tutto il team, grazie ad una squadra bellissima che sono sicura ci darà enormi soddisfazioni. Abbiamo condiviso passioni, sforzi, abbiamo affrontato delle sfide, continuiamo a lottare. E il motto senza paura che l'Assitec ha fatto proprio ci porterà lontano, ne sono certa. C'è grande emozione, insomma, perché è la prima di campionato per me, per la squadra, ma soprattutto la prima partita in Serie A per questa fantastica società, quindi diciamo che c'è quell'adrenalina che ti fa tremare le gambe, però c'è tanta voglia di giocare. Svelata per l'occasione la maglia che vestiranno le atlete per il campionato che oramai è alle porte, si parte il 17 ottobre. Io penso di portare comunque entusiasmo e voglia di fare, ma sono sicura che comunque non manca, perché in quello che ho visto in questo mese di preparazione c'è tanta voglia di farsi vedere, tanta voglia di far bene, tanta voglia di vincere, quindi ho sensazioni positive e vediamo che succede. Siamo un gruppo che da subito ha trovato la sinergia giusta, ci siamo trovate veramente tanto, unite fin dai primi giorni che abbiamo condiviso, e quindi è tutto estremamente positivo per poter lavorare bene e fare del bene. Bisogna scendere in campo con la massima determinazione e poi si vedrà. È ovvio che le insidie sono tante, a cominciare dal fatto che in Serie A c'è il supporto di una straniera in campo, quindi chi gioca meglio vince, quindi staremo a vedere. In sala oltre 400 persone ad applaudire la squadra, presenti anche il sindaco di Cassino Enzo Salera, il primo cittadino di Sant'Elia al Fiume Rapido Roberto Angelo Santo, il presidente della FIPAV Regione Lazio Andrea Burlandi e la presidente territoriale FIPAV Frosinone Luciana Mantua. Tra i protagonisti della serata gli sponsor che accompagneranno il team in questa annata importante, tra questi la Banca Popolare del Cassinate.